O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, mossa a pietà dalle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per allontanare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie. Muoviti a pietà della presente nostra necessità. Consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque. Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che quale rimedio a tanti mali spirituali e corporali che ci affliggono ci hai donato la tua medaglia, affinché fosse difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri. Ecco che noi la stringiamo, riconoscenti sul nostro cuore, e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocato con la giaculatoria da te insegnata. O Madre, ecco che noi,
Pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione la grazia di cui abbiamo bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Immacolata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, compenetrati dalla più viva confidenza nella tua potentissima intercessione, manifestata così spesso attraverso la medaglia, noi fedeli, tuoi figli, ti imploriamo di ottenerci le grazie e i favori che domandiamo durante questa novena. Affidiamo a te i bisogni della Chiesa, le intenzioni del Santo Padre, le necessità delle nostre famiglie e del mondo intero. Raccomandiamo in modo particolare alla tua materna intercessione i peccatori, i poveri, quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Ti chiediamo, o Maria, soprattutto la liberazione dal peccato e l'impegno costante nel bene, per orientare a Dio ogni nostro pensiero, parola e opera. Ottienici anche dal tuo divin figlio lo spirito di preghiera e di penitenza, la fedeltà alla nostra vocazione battesimale per tutta la vita, fino al giorno in cui raggiungeremo la beata dimora, dove tu risplendi, Regina degli angeli e dei santi, mediatrice di grazia per l'intera umanità, redenta da Cristo Signore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non sia mai udito dire che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza ti ricorro, Madre, Vergine delle Vergini, e consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltale benigna ed esaudiscile. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Riuniti nella preghiera di lode,
Glorifichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Perciò diciamo con fiducia, o Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di condividere nell'anima e nel corpo la gloria di Cristo risorto, guidaci alla gloria immortale del cielo. Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori. Dona a tutti pace e salvezza. Tu che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. Fa che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Tu che hai incoronato Maria, Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea dei Santi. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen.